Buongiorno, ci troviamo in una delle sale più significative tra le tante di questa mostra veramente meravigliosa. Quello che è alle mie spalle è uno dei quadri che conserva in sé una doppia vicenda, quella di Artemisia, che questa mostra racconta anche in chiave molto moderna, e quelle poi subite da questo quadro che è anche un'icona della resistenza dell'arte contro la violenza. Infatti è un quadro che si trovava a Beirut nel momento in cui ci fu quell'esplosione che noi tutti ricordiamo, un quadro che fu pesantemente danneggiato e che qui vediamo tornato al suo splendore. È uno dei simboli di questa mostra, che parla di rinascita in tutti i sensi dopo una violenza fisica, quella subita da Artemisia, e dopo un'altra violenza fisica come quella della guerra. E questo mi piace rimarcarlo, perché vuol dire che davvero l'arte ha sempre un linguaggio moderno se la si lascia parlare. E questo è un altro luogo particolare di questo percorso. Ci troviamo in una stanza che vede sullo stesso tema un confronto, anzi un dialogo, tra padre e figlia, tra Orazio Gentileschi, che dipinge a Genova, e tra la figlia Artemisia, che fa un'altra versione dello stesso dipinto. È un momento davvero di grande intensità vedere queste opere finalmente insieme, una di fronte all'altra, ed è anche un momento per riflettere su come queste mostre vogliono sempre avere un legame con la città, ricordando una parte di memoria. Il passaggio di Orazio fu veramente significativo. In questa mostra si trovano dei passaggi importanti che lo dimostrano.